La missione dell'Eraple a New York è iniziata con una messa nella Cattedrale di St. Patrick, in memoria di tutti gli emigranti italiani che per necessità hanno dovuto esiliare per trovare sostentamento e fortuna, portando però nella valigia di cartone mestieri e conoscenza, dignità ed orgoglio, onorando le proprie origini e divenendo i primi ambasciatori italiani nel mondo di valori e tradizioni. È stata poi la volta dell'inaugurazione della mostra fotografica su Pierpaolo Pasolini. Poi saluti del direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, professor Finotti, ha preso la parola Cesare Costantini, direttore dell'Eraple, accompagnato per l'occasione anche dalla vicepresidente dottoressa Bruna Zuccolin, che ha parlato dell'iniziativa ed introdotto il fotografo Christopher Montebelli, il quale ha illustrato il lavoro svolto ed ha guidato il numeroso pubblico presente in un percorso culturale di conoscenza per ogni fotografia esposta. Percorso visivo ed olfattivo, accompagnato dalle eccellenze di alcuni prodotti enogastronomici friulani, prosciutto di San Daniele, formaggio Montasio, Gubana, Puttizza Triestina e Prosecco. Come da programma, nelle giornate a seguire si sono svolti diversi incontri con imprenditori presenti a New York e molto interessati alle iniziative del Ministero degli Esteri indette per il 2024 e dedicate al turismo delle radici. A margine degli incontri ufficiali, una mattinata con Marta Sgubin, friulana originaria di Fiumicello, babysitter dei Kennedy, laureata alla Sorbona e poliglotta. Parla fluentemente cinque lingue e il friulano, con la quale si sono ripercorsi per aneddoti e curiosità gli anni della sua vita con John John, Caroline e Jacqueline. Altro momento carico di emozione, l'incontro con il cavalier Piccolli, referente del Comitato Vittime Italiane dell'attentato dell'11 settembre, il quale ha esposto le enormi difficoltà che lo hanno accompagnato in questi 20 anni per cercare di comporre una lista certa delle vittime italiane perite in quel maledetto giorno, mettendoci tempo, tenacia, fermezza, caparbietà e risorse personali per lasciare traccia e non dimenticare. C'è stato poi la consegna del gagliardetto del comune di Gemona del Friuli, pervenuto per volontà del sindaco Roberto Reveland al presidente dell'Associazione Carabinieri di New York, Antonio Ferri, che si è impegnato a custodirlo e a farlo presenziare alle cerimonie dell'11 settembre in segno di vicinanza del popolo friulano. Ci si è tutti preparati per la cerimonia dell'11 settembre, prima raggiungendo Ground Zero, per poi proseguire al consolato italiano con la deposizione di una corona di fiori sulla lapide dedicata ai caduti e la lettura dei nomi delle 221 vittime di origine italiana, tra cui si pensa una ventina di origine friulana. Presente tra i cerimonieri il direttore dell'Eraple, Cesare Costantini. L'11 settembre ci ha fatto vedere di che cosa è capace l'essere umano, crudeltà e ferocia inaudita, ma nello stesso tempo ha messo in luce una virtù di cui avevamo dimenticato l'esistenza, uomini che si occupano di altri uomini, solamente perché è la cosa giusta da fare.